Sentite meglio? Allora, io alzo la voce, però penso che il microfono dovrebbe funzionare, se no in fondo non sento comunque. Ripeto, benvenuti a tutti a questa seconda tappa del nostro cammino di scuola di cristianesimo di quest'anno. Ricordo i cellulari spenti per non disturbare chi parla e chi ascolta. La volta scorsa padre Fabio ha detto una cosa che mi aveva incuriosito molto, e aveva poi anche scritto nel libretto, e diceva: la vicenda di Abramo si colloca dopo quei capitoli della Bibbia che rappresentano una sorta di protostoria. Allora sono andato a vedere cosa voleva dire protostoria, e protostoria è quel periodo nella vita di un popolo in cui non è ancora stata inventata la scrittura, per cui non esistono documenti scritti, ma esistono documenti scritti o di altro tipo fatti da altri popoli contemporanei o successivi che ne dimostrano l'esistenza. E da lì, diciamo così, mi è venuta la curiosità di andare a vedere cosa c'è di vero di tutte le cose di documentato nei documenti antichi, nell'archeologia, per quanto riguarda la Bibbia. E lì mi si è aperto veramente un mondo. Innanzitutto un mondo negazionista, perché tantissimi autori, tantissimi ricercatori partono dal presupposto che siccome la Bibbia è un libro religioso, allora sono solo favole e non c'è niente di vero. Ma credo che anche a una persona non particolarmente scafata come me il puzzo di pregiudizio veramente è altissimo. Diceva Einstein che è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. E poi c'è un filone interessante che parte dall'Ottocento, dal Novecento, che è quello della cosiddetta archeologia biblica o archeologia sacra, che in realtà non nasce, e questa secondo me è la cosa più interessante, non nasce per dimostrare che la Bibbia ha ragione, ma nasce come una costola da tutte le scoperte che sono state fatte sulle antiche civiltà che hanno popolato quella zona conosciuta come Mezzaluna Fertile, dove Abramo è vissuto e ha viaggiato. E lì sono nati tutti i grandi imperi, nazioni dell'antichità, dai Sumeri agli Assiri, ai Persiani, gli Egiziani, eccetera. E da questi studi sono saltate fuori molte cose che riguardano la Bibbia e il Vecchio Testamento in particolare. Ne cito solo alcune, ma potremmo andare avanti molto a lungo. È stato scritto un articolo qualche anno fa intitolato 50 personaggi della Bibbia confermati dall'archeologia. Tanti nomi di persone, diciamo così, di imperatori assiri, babilonesi, ma anche dei re israeliti, Davide, Salomone, di alcuni profeti, sono stati documentati da fonti extrabibliche. Sono stati trovati a Ur dei Caldei, dove c'è un grossissimo sito archeologico, documentazione e testimonianze degli usi, dei costumi dei popoli semiti che sono uguali a come la Bibbia descrive. In particolare un gruppo di tavolette dove si capisce come l'usanza di avere un figlio dalla schiava della propria moglie, se questa era sterile, era considerato assolutamente legittimo e assolutamente dignitoso, così come ha fatto Abramo. Non voglio dilungarmi troppo, c'è solo una, me ne sono segnate tante, ma ne cito solo due molto velocemente. Una, che anche padre Antonio nel suo ritratto di Mosè cita, è stata trovata una stele che è costruita in un museo a Tebe, in cui per la prima volta in un documento extra biblico viene citato il nome di Israele come di un popolo sconfitto dagli egiziani, insieme a tante prove non di Mosè che abbia attraversato il Mar Rosso, ma di popoli semiti, degli israeliti che sono vissuti lì, che hanno lavorato lì e che hanno poi lasciato il paese. E la cosa che mi ha colpito di più è che è stato pubblicato un articolo, poi ripreso da Repubblica, quindi da un giornale assolutamente che non ha nulla a che fare con gli studi biblici, in cui citavano dei ricercatori che avevano fatto una simulazione
documentando che era possibile, se un vento soffiava in un certo modo per un certo tempo, che il Mar Rosso, che in realtà erano delle paludi dove gli israeliti hanno attraversato, potesse aprirsi. Ma la cosa più interessante è che c'è una testimonianza di un generale inglese, prima che facesse il canale di Suez, che scrive nel suo diario di essere stato sorpreso in questa zona da un grande vento che non gli ha permesso di rimanere lì, che ha soffiato tutta la notte e che il giorno dopo, quando lui è tornato, il mare, in realtà appunto queste paludi, questi laghi dove si pensa che gli israeliti siano passati, era asciutto e le popolazioni del luogo lo stavano attraversando a piedi. Questa non è la prova di Mosè che ha aperto le acque con la bacchetta magica, ma è la prova che la cosa è possibile. Tutto questo per dire che cosa? Sicuramente l'Antico Testamento non è un'opera storica o un volume scientifico, non è stato scritto con questi scopi. I suoi obiettivi sono altri. Però il contesto in cui appaiono questi racconti biblici è storico e l'archeologia lo sta pian piano dimostrando. Tutto questo, e chiudo, non è necessario alla fede, ma io credo che non sia così indifferente. Perché chi è stato in Terra Santa sa che pregare lì dove Gesù ha camminato o ha fatto i suoi miracoli, nei luoghi dove è nato, è morto, è risorto, non è la stessa cosa che pregare a casa nostra o nella nostra parrocchia. Allora partiamo con lo scrivo più famoso dedicato a Mosè, cantavano gli schiavi americani soprattutto. Possiamo fare anche insieme a un certo punto. Un giorno,
in cui riceveva ospiti eruditi, il rabbi li stupì chiedendo: dove abita Dio? Quelli sorrisero un po' di lui e dissero: ma che vi prende? Tutto il mondo è pieno della sua gloria. Ma il rabbi diede lui stesso la risposta alla domanda che aveva fatto: Dio abita dove lo si lascia entrare. Questo racconto è posto alla conclusione di un libro di Martin Buber che si intitola Il cammino dell'uomo e che dice una verità essenziale, lo dice proprio alla fine di questo prezioso libretto, e cioè che comunque si rifletta sul cammino dell'uomo, alla fine la verità che lo riguarda è che Dio è in cerca di lui. E noi sappiamo come questo sia diventato vero poi in modo particolare con Gesù, che si è fatto quasi pellegrino sulle nostre strade, ma si è fatto soprattutto un volto, un corpo, perché fosse possibile un incontro. Ecco, allora la nostra scuola di cristianesimo sta provando a riflettere su questo mistero, cioè sul cammino di ogni uomo, ma cercando di custodire questo punto di vista che è profondamente cristiano, ma nello stesso tempo è anche un tratto tipico del nostro carisma, cioè non guardare tanto all'impegno che ci mettiamo noi, che pure è importante, alla ricerca, ma a quella verità per cui in realtà siamo già trovati, siamo già voluti, siamo già amati, perché il vero cammino di ogni uomo è quello che accade nel cuore di Dio, dove tu prima di qualunque altra cosa sei amato. Ecco allora perché abbiamo scelto anche di dare una rilevanza particolare alla scrittura nella scuola di cristianesimo, alla parola di Dio, perché come ci raccontava adesso un po' in apertura Gianni, nella Bibbia troviamo tante storie, tanti volti, tante vicende dove non è mai però annullata la domanda dell'uomo, l'uomo che soffre, che protesta, che ha dubbi, che si perde, ma non è mai annullata neanche la libertà di Dio di cercarlo ovunque e di lasciarsi trovare. Ecco, allora noi stiamo facendo questo percorso, siamo partiti dall'antica alleanza perché non è vecchia, diceva già il Concilio, il Nuovo Testamento era già nascosto nell'antico, ma l'antico si spiega e si svela solo nel nuovo. Ecco, quindi noi ci stiamo lasciando guidare da figure eccezionali come Abramo, come Mosè, ma per arrivare a capire come Dio viene incontro all'uomo. Questo è il percorso che stiamo facendo. E oggi parleremo, come è stato già annunciato in un modo splendido dal canto che abbiamo ascoltato, di Mosè e del modo con cui sarà chiamato a guidare il popolo di Israele, e per cui faremo un passaggio che è simile a quello che abbiamo già meditato con Abramo, però anche un po' diverso, perché la differenza essenziale qual è? Che con Abramo il popolo è promesso, dovrà nascere da lui, ma con Mosè invece il popolo è tutto. La storia di Mosè è la storia di un popolo, e questo non è un dettaglio solo storico o biblico, ci riguarda da vicino, perché la parola essenziale che oggi riceviamo è innanzitutto questa: se tu stai cercando te stesso e lo stai cercando in Dio, allora devi diventare popolo, allora devi riscoprire in che misura tu sei parte di una comunità, che innanzitutto è la tua famiglia, poi sono le tue relazioni, poi è la tua comunità ecclesiale, ma in base anche a come tu sei parte di questa comunità, te ne curi, te ne lasci curare, tu diventi quello che stai cercando di essere. Ecco, allora cercheremo di riflettere sulla vicenda di
Mosè, innanzitutto sul per quanto riguarda l'aspetto più personale, c'è una sorta di esodo che Mosè stesso deve compiere e vedremo come si articolerà più o meno in tre periodi della sua vicenda personale e poi vedremo il modo con cui Mosè sarà chiamato a guidare l'esodo di Israele. E allora partiamo proprio dall'inizio, cioè dal momento della nascita di Mosè, che sappiamo accade in una circostanza particolarmente tragica. Israele è in Egitto, patisce una dura schiavitù, in più siamo arrivati ad un momento in cui l'editto del faraone ha richiesto la morte di ogni figlio maschio, perché si temeva la crescita di questo popolo schiavo, le possibili alleanze con altri popoli, Israele doveva essere messo in ginocchio. E faccio solo una piccola apertura di questo tema della oppressione politica sociale di un popolo, perché è importante che non la consideriamo solo come un riferimento antico. Questa purtroppo è la condizione di tanti popoli nel mondo in cui abitiamo, e lo è anche di tanti cristiani, di tanti fratelli nella fede. Pensate, è qualcosa su cui c'è un colpevole silenzio, ma l'80% delle persecuzioni religiose nel mondo, cioè a motivo di una fede, riguardano i cristiani, l'80%. Oppure, questo accade principalmente in paesi islamici, ma non solo, voi pensate che soltanto nella Corea del Nord esistono degli autentici campi di concentramento. Sono campi di lavoro, ma in realtà sono campi di sterminio dei cristiani. Attualmente si calcola che siano presenti in questi campi tra i 50.000 e i 70.000 cristiani. Se tu vieni arrestato a motivo della tua fede, tutta la famiglia viene condotta nel campo. Ci sono bambini che nascono lì e muoiono lì. Ecco, allora, cose simili si potrebbero dire per la schiavitù. Qualche giorno fa è stata celebrata la giornata mondiale della schiavitù, evidentemente per ricordare questo tipo di piaga. Ma anche qui sono milioni e milioni di persone che vivono una condizione di schiavitù per lavoro forzato, per schiavitù sessuale. Milioni di bambini si trovano in questo tipo di oppressione. Ecco, allora, Mosè nasce in un contesto che vive una ferita così grave, e Mosè sarebbe dovuto essere un bambino non nato o morto poco dopo la nascita, perché questo prescriveva l'editto del faraone. Vive per la disobbedienza d'amore di alcune donne, in particolare la madre, ma poi anche la sorellina e poi la figlia del faraone, che addirittura in qualche modo trasgredisce all'ordine del padre. Ma principalmente ci colpisce il gesto della mamma, che si chiama, ricordiamola visto che il nome nella Bibbia c'è, si chiama Jochebed, che spalma questo cestello di bitume perché non debba annegare il cestello e quindi anche il bimbo nelle acque del Nilo, e poi abbandona il figlio neonato nelle acque nella speranza che si salvi da una morte che altrimenti sarebbe certa. Anche questo fatto mi ha un po' colpito, e poi troverete delle citazioni al riguardo nel libretto, perché abbiamo visto troppo di recente scene simili per pensare anche qui che si tratti solo di cose passate. L'abbiamo visto nel momento stesso in cui l'Afghanistan è tornato nelle mani dei talebani. Noi nei nostri telegiornali vedevamo le madri che passavano i bambini anche appena nati ai soldati al di là del filo spinato nella speranza che potessero vivere altrove. L'abbiamo visto per le famiglie ucraine, anche quelle ospitate nel nostro villaggio dei ragazzi in Romania, dove arrivavano famiglie spezzate. Qualcuno era rimasto per combattere, qualcuno doveva andare via nella speranza di sopravvivere. L'abbiamo visto, lo vediamo, sui barconi di migranti, dove arrivano anche bambini soli o ragazzini che sono stati messi lì nella speranza di una sopravvivenza dai loro genitori. In alcune circostanze difficili, anche nelle nostre relazioni,
il lasciar andare, addirittura l'abbandono, può accadere per amore, per una speranza che non si deve spegnere. Ecco, allora, credo che questo tipo di circostanze che sono così fragili, così precarie, ma che sono quelle in cui è nato Mosè, ci aiutino a ricordare una prima grande verità, e cioè che la nostra nascita è sempre un dono. Non è mai semplicemente un dato, non è mai semplicemente un diritto, ma è un dono nel senso che avviene per tanti piccoli fattori che si combinano e che permettono il miracolo della vita. Dietro c'è la cura di Dio, ma c'è bisogno anche dell'accoglienza di qualcuno che ci permette di venire al mondo. È l'ultimo numero di dialoghi su questo tipo di temi, troverete degli approfondimenti relativi in particolare alla sensibilità della donna per la vita. Ecco perché nella vicenda di Mosè effettivamente questo aspetto è decisivo. E allora dicevo, la nascita è qualcosa di fragile che però veicola un dono grandissimo, e questo deve commuoverci, o meglio deve commuoverci ancora oggi il fatto di essere vivi. Perché lo diamo così per scontato il fatto di esserci? Perché non ridiciamo ad alta voce la benedizione della vita rispetto al nulla? Pensate, un'autrice laica come Oriana Fallaci, ancora tanto tempo fa, in una lettera a un bambino mai nato, scriveva, lasciando come la parola al bimbo: io temo il niente, il non esserci, il dover dire di non esserci stato, sia pure per caso, sia pure per sbaglio, sia pure per la distrazione di qualcuno. Lo stesso tema è sviluppato, seppur in modo diverso, ma in maniera molto bella, anche da Chesterton. Ecco, innanzitutto torniamo a commuoverci per la bellezza fragile ma grandissima della vita. Dall'altro lato, la vicenda di Mosè, nel modo in cui ci è raccontata nel libro dell'Esodo, si sviluppa quando sarà riportato a corte per essere cresciuto con le attenzioni appunto della figlia del faraone, che lo considera come suo figlio, con una sorta di silenzio su tutto ciò che Mosè vive, fino a un giorno in cui si accorge della sofferenza del popolo di Israele. È bellissimo il verbo che viene utilizzato, padre Antonio nel ritratto lo specifica, che letteralmente suona così: gli salì al cuore il pensiero per i suoi fratelli. E a noi verrebbe da dire: e non ti poteva salire un po' prima? Cioè dopo, perché questo accade verso i 40 anni. Ma non è senza significato che questo succeda solo dopo tanto tempo. Intanto lui era stato educato in tutta la sapienza dell'impero egizio, era diventato una persona ragguardevole, ma il senso di questo ritardo è che a volte noi non ci accorgiamo delle cose, o peggio delle persone, o peggio ancora delle sofferenze di chi ci sta accanto, perché la vita la guardiamo solo con i nostri criteri, con le nostre idee, con il nostro filtro, e da un certo momento in poi non ci lasciamo più interrogare dal mistero anche solo di un volto, anche solo di due occhi che ti guardano. E allora può capitare che persino, ripeto, in casa, di quello che stava vivendo quel figlio o tuo marito o tua moglie non te ne sei accorto per tanto tempo, per troppo tempo. Ecco, a Mosè capita qualcosa di simile, e forse anche per un'altra ragione, sempre nel ritratto viene sottolineato, forse perché, vi leggo proprio la citazione che poi troverete nel libretto, probabilmente si era tenuto a distanza da qualcosa che gli rammentava quella condizione di schiavo che avrebbe dovuto essere anche la sua. A volte noi ci teniamo, magari in modo istintivo, ma un po' a distanza dalla sofferenza di qualcuno, perché ci ricorda qualcosa che appartiene alla nostra storia, alla storia della nostra famiglia o alla storia del nostro cuore,
e magari qualcosa anche di cui senza una vera ragione ci vergogniamo un po'. Ecco, allora Mosè si accorge di questa situazione, va nei campi dove gli ebrei lavorano e succedono due episodi, devo per forza di cose andare un po' rapidamente, e vede un egiziano che sta colpendo a morte un ebreo e Mosè interviene e uccide l'egiziano nascondendo il corpo e preoccupandosi di non essere visto, ma poi interviene anche in una rissa tra due ebrei dove uno sta picchiando in maniera seria l'altro, ma gli viene risposto così in Esodo 2 chi ti ha costituito giudice su di noi? Pensi di potermi uccidere come hai già fatto con l'egiziano? Lì Mosè capisce che è stato visto, in realtà, che il fatto si è risaputo, che rischia di essere giudicato dal faraone, e preso dalla paura fugge. Per cui in un attimo perderà tutto, perderà l'Egitto, la corte, il suo popolo, avrà paura, si ritroverà nel deserto e per la prima volta sarà veramente solo. Ecco, questo raccontino iniziale, anche qui noi potremmo dire, vabbè, interessante, però perché interessa a me? Invece dentro ci sono parole di grande profondità, perché forse sarà capitato anche a noi, presi da un'intenzione buona, di essere intervenuti per mettere pace in casa, in una relazione, in un matrimonio, nel rapporto tra un padre e un figlio, tra una madre e una figlia, e in tutte le possibili relazioni che ci possono venire in mente. Ma siamo intervenuti mossi da una buona intenzione, pensando di poter dire delle cose intelligenti, di farle, e la reazione che abbiamo avuto è stata di essere stati respinti dalle persone stesse che volevamo aiutare. Si può essere respinti in tanti modi e non solo con le parole. Ma questo può provocare una riflessione in noi, perché forse quelle sofferenze che pensavamo di poter affrontare da soli, che pensavamo di conoscere, in realtà non le potevamo affrontare da soli e non le avevamo veramente ascoltate. Cioè, vedete, il primo movimento di Mosè è già un movimento di responsabilità, di non indifferenza verso qualcuno che soffre, però non basta, perché fa da solo. E allora seguirà questo tempo nel deserto, dove il Signore che cosa gli chiederà di vivere? La vita ordinaria. Si troverà ad avere una moglie, Zippora, due figli, inizierà a fare il pastore dei greggi e degli armenti del suocero, comincerà a fare il padre, il marito e il lavoratore per un tempo altrettanto lungo, dice la scrittura, per altri 40 anni. Il numero 40 è sempre un numero simbolico dal punto di vista spirituale, che dice un'esperienza umana e spirituale piena. Cioè, come se il Signore ci dicesse a un certo punto: stai anche un po' nel deserto, anche se non sai bene chi sei e per chi sei, ma stai un po' nel deserto e comincia a fare bene le cose ordinarie, se un giorno dovrai essere chiamato a fare cose straordinarie. Chi è fedele nel poco lo sarà anche nel molto, dice il Vangelo. E allora l'ultimo momento di questo livello più personale della vicenda di Mosè, della sua uscita, vedete che sono tutti movimenti, prima la nascita accaduta in quel modo, poi questa uscita dall'Egitto accaduta in questo modo che lo porta nel deserto. Il terzo momento è l'incontro con Dio, che... perché l'incontro con Dio? Perché fino a questo momento, se ci pensiamo, Mosè una vera esperienza di Dio non l'aveva fatta, la Bibbia non lo dice. Cioè, vedete, può capitare anche a noi di essere in un contesto in cui di Dio si parla spesso, a messa, nelle catechesi, nelle predicazioni, ma se qualcuno ci chiedesse: ma la tua esperienza di Lui qual è? Cioè, qual è il momento in cui tutto è cambiato?
è accaduto, non è accaduto, quante volte è accaduto, ma dov'è che tu e lui veramente vi siete incontrati? Ecco, questo capita un po' a Mosè e capita con questa scena un po' grandiosa del roveto che arde ma che non brucia. E Mosè si avvicina e che cosa sente? Qual è la prima cosa in assoluto che sente da dentro a questo mistero? Il suo nome. Cioè, quando noi facciamo un'esperienza un po' più profonda, un po' più autentica di Dio, la prima cosa che sentiamo è il nostro nome pronunciato con un amore che nessuno aveva mai dato al nostro nome. Mosè lo chiama, lo fa avvicinare e nello stesso tempo gli dice: togliti i sandali perché questo è un luogo santo, che secondo la mentalità del tempo significava, se tu con i sandali calpestavi un suolo, significava che ne avevi il possesso, che eri un po' padrone in quella terra. Il Signore gli dice: da oggi in poi metti i piedi su una terra che non è solo la tua, ma è quella della mia iniziativa. Anche simbolicamente, sapete che cosa indica il roveto che arde? Il fuoco è immagine di Dio, in particolare del giudizio di Dio. Il roveto con le spine rimanda alla maledizione che colpisce l'uomo peccatore, le spine in particolare, e il suolo, la polvere, al limite della creatura. Cioè, quello che sta accadendo è come se l'amore immenso di Dio, che vuole bruciare il nostro male, avesse deciso di scendere fino a toccare il nostro limite, la polvere che noi siamo, per onorarla, per ridire il nostro vero nome. Ecco, Mosè si trova di fronte a questo grande anticipo del mistero della incarnazione del Figlio. Gesù cosa farà? Dio a un certo momento della storia, quella polvere che siamo, addirittura la prenderà per sé, si prenderà un corpo da dentro al quale venire ad amarci. E Dio si presenterà così: io sono il Dio della tua storia, di Abramo, di Isacco. Ogni tanto io credo che dovrebbe commuoverci anche questo pensiero. Noi abbiamo il dono della fede forse perché c'è stata una certa storia tra mio padre e Dio, tra mia madre e Dio. Noi non lo sappiamo in che modo è accaduta. Tra i miei nonni, paterni e materni e Dio, tra il mio bisnonno, trisavolo e tutto quello che vogliamo aggiungere a una catena di vite che ha portato, che ha permesso la mia nascita e il mio incontro con Dio. Cioè, quando Dio ti incontra, ti ricorda: io ti conosco da molto prima che tu venissi al mondo. E anche questo, ripeto, è un motivo di commozione. Dall'altro lato però la missione che il Signore comincia a comunicare a Mosè: vai dal faraone, chiedi di far uscire il popolo, è una missione enorme. Mosè dubita innanzitutto di se stesso, perché dice: chi sono io per fare una cosa di questo tipo? E sapete qual è la prima risposta di Dio a questo dubbio? Bellissima. Non è: ma tu sei Mosè, tu sei una persona che ha queste qualità. Alla domanda: chi sono io per fare questo? Dio risponde: io sarò con te. Cioè, come se noi chiedessimo a una persona: ma chi sono io, che cosa posso fare? E quella, anziché argomentare in tanti modi, ci rispondesse: io ti amo. Vai, perché io ti amo. E dall'altro lato il dubbio che ha Mosè è su Dio stesso, perché dice: io chi dirò, chi mi manda? Chi è che mi ha inviato a liberare il popolo? Come ti chiami, Dio? E qui siamo in un punto decisivo di tutta la storia biblica, perché Dio svela il suo nome e nello stesso tempo non lo dice. Cioè, la risposta ha tutti e due i valori, perché
dice io sono colui che sono, peraltro in ebraico suona in modo molto musicale, perché così è Eye, Asher Eye, io letteralmente significa così, io esisto, tu mi chiedi come mi chiamo. A quel tempo sapere il nome di qualcuno significava avere un potere sull'altro, e Dio risponde, io esisto, da prima di tutto, dentro tutto e dopo tutto. E il senso ancora un po' più specifico di questo nome, sapete che è un verbo. La risposta di Dio non è un nome, non è un aggettivo, è un verbo, appunto io sono, ma più precisamente ancora significa io sono per te. Ti basti sapere che io sono qualcuno che è per te. Ecco chi ti manda nell'avventura della vita. Allora, non possiamo dire altro che poi troverete all'interno del libretto, quindi io sintetizzo adesso alcune parti. E abbiamo però detto di questo primo esodo personale di Mosè, di questa sua uscita. Consideriamo adesso quello che Mosè deve fare, far uscire il popolo, grazie anche alla forza di questo nome che lo sta inviando, e noi sappiamo che inizierà adesso la serie di quelle 10 piaghe che dovranno convincere il faraone a far uscire il popolo. Sarebbe bastata solo la prima, non 10. Sono segni di gravità successiva e progressiva perché quest'uomo si convinca a far uscire il popolo, si convinca che c'è un intervento soprannaturale che lo sta chiedendo. E è importante capire che la questione che è al fondo di tutto è una questione di figli. Il faraone si convincerà solo quando moriranno i primogeniti dell'Egitto, solo quando soffrirà quello che Dio sta soffrendo per il suo popolo figlio. Ricordate che anche in Abramo tutto alla fine ruotava attorno al tema del figlio. Capite che mistero si prepara nell'antica alleanza quando tutto si risolverà nell'invio di un figlio che non vuole la morte di nessuno, anzi muore anche per i figli dei nemici, perché Gesù alla fine sarà questo. Però capite che coerenza sottile ma grandissima che accompagna tutta la storia della nostra fede. Allora, ci fermiamo un attimo su un dettaglio che ci riguarda, che noi diciamo il faraone, persona dura, ostinata, ma ogni tanto il cuore ostinato ce lo abbiamo anche noi, e una certa logica faraonica ce l'abbiamo anche noi. Non dobbiamo pensare a cose enormi, ma dobbiamo pensare al fatto che quello che il faraone difendeva in sostanza era un sistema. Non posso far uscire un popolo che mi fa guadagnare, che mi serve per il lavoro, e a volte noi ci induriamo verso Dio, verso quello che il Signore ci sta chiedendo, che magari un po' capiamo anche, o verso gli altri, perché dobbiamo difendere un sistema di vita, un sistema lavorativo, un sistema affettivo, però dentro al quale, magari senza accorgercene, oppure un po' accorgendoci, usiamo gli altri. E allora il nostro cuore diventa chiuso, diventa... Si prende una posizione difensiva e non ascolta i segni che possono essere all'inizio meno forti, poi più consistenti, ma la vita ce li dà. A volte è un grande dolore che ci sveglia da un peccato, a volte è un grande dolore che ci riconsegna ad una vita più umana e quindi anche più bella, a volte è una perdita che ci riconsegna ad una fede profonda, proprio paradossalmente quando dovremmo abbandonarla. Ecco, allora c'è qualcosa che riguarda l'uscita di Israele che si collega però anche all'ostinazione del faraone. Perché questo? Perché è vero che Dio sta amando un popolo, Israele,
Ma Dio ama un popolo fino alla fine, fino a mettersi in gioco dentro la sua storia, perché in quel modo in realtà vuole amare tutti. Cioè, vedete, quando qualcuno domanda ma perché tra tanti popoli viene scelto Israele? Nella Bibbia l'unica risposta che viene data è perché era il più piccolo. E neanche solo per questo. Cioè, tramite quello che Dio fa per Israele, vuole dire, la storia sacra ci vuole dire, Dio ama così tutti, non in modo uguale, come lo intendiamo noi, ma ama tutti, cioè ognuno in modo unico. Ama la tua storia in modo unico, per la tua storia è disposto a tutto, per liberarti o per farti guarire da un cuore ostinato, ma ama tutti in modo unico. Quindi la storia che riguarda Israele paradossalmente riguarda anche l'Egitto, riguarda tutti i popoli e riguarda tutti i cuori. Allora accade la grande notte di Pasqua della uscita di Israele ed è un'uscita che avviene secondo un rito, quello dell'agnello da consumare, non ci possiamo fermare su queste cose, ci fermiamo invece sulla prima sosta del popolo in uscita, che è un po' paradossale. Cioè, immaginatevi che stiano uscendo da qui, dall'Egitto, e devono andare verso la terra promessa che è qui, ma il percorso che il Signore chiede al popolo di fare tramite Mosè è questo. E non solo in qualche modo gli chiede di allungare, ma gli chiede di arrivare fino a un certo punto in cui il popolo si ritrova davanti con il mare e dietro gli egiziani che inseguono in una strettoia, cioè senza via di uscita. Ma perché la scrittura ci racconta delle vicende che apparentemente sono assurde, sono estreme? A me tornava in mente, mentre lavoravo su questo passaggio, Abramo con il coltello sopra il corpo del figlio. Perché a volte la vita ci conduce fino all'estremo? La parola di Dio ci dice: credi fino all'ultimo. Nell'introduzione ci veniva ricordato che alcuni fenomeni possono essere anche possibili. La parola di Dio ci dice: credi a ciò che non è possibile. E allora arriviamo in questo momento in cui Mosè dice al popolo: non abbiate paura. Ha già iniziato a protestare il popolo, sapete come dice a Mosè: non c'erano abbastanza tombe in Egitto che siamo venuti a morire qui? Non abbiate paura, vedrete oggi la salvezza di Dio. Nella tua vita vedrai oggi la salvezza di Dio. Inizierà questo lungo cammino nel deserto e sarà costellato di cadute, di domande, di preghiere, di esaudimenti, di bisogni che emergono. Saranno sottolineati soprattutto il bisogno della sete, del cibo, della guarigione, e ripeto, non posso riprendere tutto, ma troverete alcuni di questi episodi raccontati nel testo. Ma c'è in particolare, con riferimento alla sete, un episodio in cui il Signore interverrà per far bere il popolo, e la conclusione di questo episodio si concentrerà su questa frase splendida: io sono colui che ti guarisce. Io guarisco la sete della tua vita, qualunque sia, credi in me. Oppure, a livello del bisogno del cibo, quando sarà donata la manna, sarà donata in questo modo stranissimo, per cui tu quel cibo, tu popolo, lo potrai raccogliere solo una volta al giorno. Se te ne metti un po' in cantina, un po' in dispensa, marcisce. Dice Henry De Luca nel suo libro su Mosè, e disse: è così perché non è merce, è vita. La vita non la puoi accumulare, la devi ricevere in dono. Cioè il cibo che viene dal cielo ti dice che il vero nutrimento è la tua relazione con Dio. Ogni giorno, giorno per giorno, il tuo vero cibo è la tua relazione con Dio. Per questo la manna è un anticipo dell'Eucaristia. Perché l'Eucaristia, lo sappiamo bene,
dice Gesù di se stesso, è questo: io sono il pane vivo disceso dal cielo, io sono il pane della vita, il cielo fatto cibo che ci permette di dare la vita agli altri. L'Eucaristia mira a questo, a renderci capaci di dare un po' di vita agli altri come Dio la dà a noi. Allora il popolo dovrà lottare con i suoi lamenti, con anche l'intenzione di ritornare in Egitto, sapete la famosa espressione le cipolle d'Egitto, o anche quella famosa espressione che dice il Signore per far uscire Israele dall'Egitto ci ha messo un giorno, per fare uscire l'Egitto dal cuore di Israele ci ha messo 40 anni. Perché noi dalle nostre schiavitù interiori usciamo con grande fatica e spesso, piuttosto di affidarci alla libertà di una relazione con Dio, preferiamo ritornare un po' schiavi, ma almeno un po' comodi. Gli israeliti dicono proprio questo, era meglio stare in Egitto schiavi, ma c'era la carne nella pentola. Era una vita falsa, ma più o meno si mangiava. E allora quali sono le nostre dipendenze da cui non riusciamo a uscire? Perché qui ognuno deve guardarsi dentro con la sua verità. Dipendenze possono essere di vario tipo, quelle più note che possono rovinare la vita di una persona, dal fumo all'alcol, alle sostanze, al gioco, alla pornografia, ma possono essere anche delle dimensioni pervasive, apparentemente neutre, ma che alla fine ti mangiano se non le gestisci, come il bisogno della iperconnessione alla rete o di una iperpresenza sui social, questo soprattutto per i giovani, ma anche condizionamenti interiori. Guardate, quando mi capita di accompagnare delle coppie nel cammino di preparazione al matrimonio, a volte il vero lavoro è capire il modo per cui tu ti rapporti al tuo futuro marito come ti rapportavi con tuo padre, o nel modo con cui vorresti rapportarti con lui e viceversa, con tua madre. Cioè ci sono cose che noi ci portiamo dentro e fanno parte della nostra storia, ma che non abbiamo mai elaborato, mai nominato, e per quello che è giusto non ci siamo mai liberati da quei modi costringenti. Oppure mi ha colpito moltissimo la vicenda tragica di quel ragazzo che doveva laurearsi, era già pronta la festa di laurea, e ha preferito uccidersi andando contro un palo con la macchina piuttosto che dire al papà e alla mamma: non avevo mai fatto un esame. Perché possiamo arrivare fino a questo? Ecco, allora, chi è che può liberarci? C'è un episodio splendido in questo cammino di Israele nel deserto, che cita anche Gesù nel Vangelo, è quello del momento in cui nel campo di Israele compaiono dei serpenti velenosi che mordono e uccidono. E dice il Vangelo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto perché gli israeliti sul comando di Dio guardassero e guarissero, così sarà innalzato il figlio dell'uomo perché voi possiate essere salvi. Il nostro Mar Rosso, o prima ancora la nostra uscita dall'Egitto, è il corpo di Gesù sulla croce. Lì c'è scritta la nostra storia. C'è scritta sia perché vediamo come gli israeliti vedevano il serpente che fa male e imparavano a starne a distanza, noi vediamo che il male che facciamo fa male. Nelle piaghe di Gesù lo vediamo questo, ma vediamo anche fino a che punto è disposto ad arrivare Dio. Sul corpo di Gesù c'è scritta la mia storia, perché c'è scritta la storia dell'amore di Dio per me. E allora Israele arriverà a ricevere il grande dono della legge, cioè di una parola per la vita,
E sono delle parole, dice così Esodo 20, 10 parole. Noi siamo abituati a dire 10 comandamenti, ma sarebbe più giusto dire 10 parole, lo dice anche il Papa in una sua recente catechesi sui comandamenti, perché viene anche spiegata la differenza, ma la capiamo anche noi. La parola è il gesto di una comunicazione, che può essere detta anche con autorità, ma è per un dialogo, e soprattutto te la dice, se te la dice in modo autorevole, qualcuno che ti ama. È per questo che diventa legge. Il comando da solo non ci basta, lo vediamo anche nell'educazione, non basta il comando da solo, mentre se mi parla qualcuno che mi ama, le sue parole diventano importanti per me. Ecco perché le 10 parole arrivano dopo che il popolo è stato liberato, non prima. Dio dice al popolo: io adesso ti dico come camminare per il tuo bene, perché tu sia quello che devi essere, ma ti ho già mostrato come e quanto ti amo. Ecco, questo dovrebbero essere anche per noi i comandamenti con cui ci confrontiamo prima di una confessione. L'esame di coscienza non dovrebbe partire dai nostri peccati, ma da quello che Dio sta facendo nella mia vita, dall'amore che già mi ha dimostrato. L'obbedienza nasce dalla gratitudine, e la gratitudine nasce dalla memoria dell'amore. Se io posso sapere con certezza quello che tu hai fatto per me, quello che tu mi dici conta. Ripeto, quanto è importante questo anche nei nostri rapporti familiari, nell'educazione e in altre circostanze simili. Ma nonostante tutto questo, Israele cadrà, mentre Mosè sul monte chiederà ad Aronne: facci un idolo. E chiede un idolo che cammini alla nostra testa. Non so se abbiamo mai riflettuto su questo fatto. Israele non chiede di diventare un popolo ateo, vuole solo un Dio su misura, un Dio manipolabile, un Dio più vicino ai propri schemi, un Dio che risponda ai propri bisogni immediati. Sapete perché si tratta di un vitello, tra le altre cose? Perché a quel tempo il vitello era il simbolo della fertilità, della divinità della fertilità, cioè dietro c'è il mondo dei bisogni affettivi sessuali. Però il vitello è anche in relazione alla forza del toro, dietro c'è tutto il mondo dei nostri bisogni di affermarci sugli altri, di potere, piccolo o grande che sia. Ma deve essere anche d'oro, cioè dietro a quel tipo di idolo ci deve essere anche tutto il nostro bisogno di possedere le cose, di essere ricchi a modo nostro. Cioè Israele sta chiedendo di essere guidato da qualcosa che riassuma l'ansia di vivere, l'ansia di sicurezza per la vita che pensiamo che Dio non possa colmare. Ecco quello che sta chiedendo. E allora, di fronte a questo tradimento della relazione con Dio attraverso l'idolo, è ovvio che anche noi ci dovremmo un po' domandare quali sono le forme e i modi con cui noi a volte ci allontaniamo e abbandoniamo la via, che pure è una via di amore dimostrato. L'idolo nasce dalla dimenticanza. L'idolo può diventare anche una persona buona per la mia vita, ma non posso chiedergli di essere Dio. Posso chiedere tutto a mio marito, a mia moglie, a mio padre, a mia madre, a mio figlio, ma non di essere Dio. L'idolo può essere anche una persona che prende proprio la forma del mio tradimento alla mia vita e alla mia vocazione, così come può essere il lavoro, perché a volte ci riduciamo a vivere per lavorare e non viceversa. L'idolo può prendere tante forme, che però, ripeto, sono
quelle più vicino a qualcosa che governiamo noi, che manipoliamo noi. Ecco, di fronte a tutto questo, qui si chiude la vicenda di Mosè. Mosè dovrà intercedere sul monte, chiedere ancora perdono, lo farà con un'espressione struggente che dice così: Signore, io ti chiedo di perdonare il popolo dal suo peccato, altrimenti cancellami dal libro che stai scrivendo. Il Signore gli aveva appena detto: lascia che la mia ira si accenda contro di loro, stanno già rinnegando l'alleanza, mentre di te farò una grande nazione. Mosè non baratta la grandezza personale per il bene del popolo a cui è legato. Vi ricordate cosa avevamo detto all'inizio? Io per diventare me stesso devo diventare popolo, devo diventare famiglia, devo diventare comunità, devo diventare movimento, devo diventare chiesa. Non baratterò mai soltanto la mia grandezza per il bene degli altri. Ma dietro a questo desiderio che sta crescendo nel cuore di Mosè, chi c'è? C'è Dio stesso, che lo sta educando alla misericordia che lui è. Cioè, vedete, tutti questi cammini che fanno i patriarchi, Abramo, Mosè, verso un Dio misericordioso, verso un Dio che si pente, verso un Dio che perdona, sono cammini che Dio stesso suscita per arrivare a rivelarsi pienamente. Lo potrà fare pienamente soltanto con Gesù, che dice con un'espressione bellissima Papa Benedetto XVI, sarà colui che dirà non soltanto cancellami, ma si lascerà cancellare nella morte per tutti. Perché questo è il cuore di Dio, cioè è un Dio che arriva fino al punto di farsi cancellare lui pur di far vivere noi. Ecco, però capite quello che accade come rivelazione progressiva dentro queste storie, qualcosa di magnifico, perché è l'amore che progressivamente educa il nostro cuore. Mosè morirà fuori della terra promessa per un'ultima solidarietà con il popolo che non se l'è meritata. Dirà la scrittura: non è mai nato un profeta come lui, mai nessuno è stato grande come lui, ma morirà, dice nel ritratto Padre Antonio, con gli occhi pieni di questa terra che finalmente vede, pieno di desiderio, ma fuori. Ci pensiamo, anche il Figlio di Dio morirà fuori delle mura della città, pur di far rientrare tutti dentro. Ecco, allora, la conclusione della meditazione, sono davvero gli ultimi 3 minuti che vi chiedo, e sono per una conclusione carmelitana, la troverete più estesa nel libretto, ma vorrei arrivarci con voi anche adesso, perché abbiamo toccato da vicino un tema che è quello dei nostri bisogni, dei nostri desideri. Il bisogno è qualcosa che io conosco, so che cosa mi manca e cerco di averlo. Il desiderio è qualcosa di più alto, perché mi chiede di andare in una certa direzione, però poi non si appaga mai. Perché? Perché rimanda sempre verso altro, o meglio verso l'altro, fino al punto di doverci accorgere che siamo fatti proprio così noi. La nostra anima, dice San Giovanni della Croce, è fatta di caverne infinite, e Padre Antonio sintetizza questo pensiero dicendo: il cuore dell'uomo si sazia solo con l'infinito. E allora, dov'è che finalmente sarà colmata questa fame, questa sete, questo insieme di bisogni, questo desiderio così alto di vita? Non quando finalmente avremo tentato di appagare qualcosa di nostro, ma quando ci accorgeremo che ci salva il desiderio che Dio ha di noi. Cioè, il grande mistero, il grande miracolo del cristianesimo è scoprire che il desiderio più grande mai appagato è quello che l'infinito ha di noi, e non quello che la nostra ricerca ha di Dio. Allora, Santa Teresa, e questo lo dice anche a noi
carmelitani e a noi che siamo in cammino con la Chiesa in uscita, al vertice delle mansioni del castello interiore, proprio nella settima dimora, dice: bene, noi siamo chiamati più di altri all'intimità con Dio, ma siamo chiamati all'intimità con Dio per diventare delle persone veramente spirituali, cioè che mettano al mondo opere ed opere di bene. Il Signore ci chiede questa massima profondità per essere massimamente spirituali, e sentite l'espressione che usa, per essere venduti come schiavi di tutto il mondo come è stato Lui. Eravamo partiti da una liberazione da conquistare, dalle nostre schiavitù, stiamo arrivando ad una schiavitù la più bella di tutte, quella che ci fa appartenere ad un amore che ci chiede di essere come Lui. Questo è il cammino che ci ha fatto fare oggi Mosè, ma in senso più profondo è il cammino che Dio desidera per ogni uomo.